Continuiamo nel nostro lavoro di studio e memorizzazione di un'altra trasposizione, del secondo modo a trasposizione limitata di Olivier Messiaen. Vi presento questa scala al solito disposta per semitono-tono. Parto dal Re bemolle. Attraverso l'uso degli accordi. In ciascuna di queste trasposizioni troviamo quattro accordi perfetti. Sono Sol maggiore, Si bemolle, Re bemolle, Mi maggiore. Posso aggiungere la sesta. Settima, settima, Si bemolle settima, Re bemolle settima, Mi settima. Posso aggiungere la nona minore, posso aggiungere la nona aumentata. Posso aggiungere l'undicesima. Posso anche usare i semplici accordi minori. Sol minore, Si bemolle minore, Do diesis minore, Mi minore. Posso aggiungere la sesta. E via di seguito. Un altro metodo per improvvisare in questi modi e per memorizzare queste scale è di entrarci con gli accordi. Abbiamo visto che gli accordi si trovano a distanza di una terza minore l'una dall'altra. Provo a suonare esattamente gli accordi corrispondenti. Esercizio molto semplice di fare dei bicordi e muoversi per moto contrario e cercare le note degli accordi.
ora di applicare in musica queste idee di accordi. Partiamo da una suggestione bachiana e disegniamo semplicemente i nostri accordi. Proviamo ora ad applicare musicalmente i nostri accordi, per esempio con delle ance. Proviamo ora a tenere il nostro accordo nella mano sinistra e a muoverci cantando nella mano destra. Proviamo ora a unire accordi nella mano sinistra ad accordi leggermente più complessi nella mano destra, un'imitazione di Messiaen molto evidente. Thank you.
Vi propongo ancora una possibilità di applicazione dei nostri accordi per muoverci dentro questa trasposizione. È chiaro che questo metodo si può applicare a ciascuna trasposizione. Usiamo gli accordi per una marcia.